Una maratona arrivata ai vantaggi nel quinto set, con l'amarezza finale per un successo sfuggito in extremis. La Norda Foppa Pedretti esce comunque a testa alta dal campo di Castellanza nella sfida contro Villa Cortese, l'ennesima stagionale, stavolta valida come gara 1 della semifinale playoff scudetto. Un 3-2 strappato con le unghie e con i denti dalle milanesi grazie a un tiebreak emozionante vinto 17-15. L'avvio è stato di quelli tosti, Vasilieva e Piccinini da una parte, Cruz e Pavan dall'altra. Hanno iniziato da subito a bombardare il campo avversario e a scaldare il pubblico in un equilibrio spezzato soltanto nel finale, che ha dato poi il primo vantaggio alle padrone di casa. Il muro rosso-blu, capitan Piccinini, per lei 100% gli attacchi andati a segno, e Valentina Righetti, è stato invece il grande protagonista del secondo set, che ha riportato le sorti del match in parità. Nell'altalena di emozioni è stata Villa Cortese a partire razzo nel terzo set. Sull'8-14 per la MC Carnaghi, il tecnico Mazzanti ha così giocato una girandola di cambi. Di Giulio per Vasilieva, subito a segno con due ace, di Uff per 40 e Signorile per Serena in cabina di regia. E la rimonta si è completata sul 18-18 sotto i colpi proprio delle nuove entrate i muri di Nuku. Ma Pavan e Cruz non sono rimaste a guardare, hanno nuovamente spostato l'ago della bilancia in direzione Villa Cortese. Quarto set contraddistinto da una tensione altissima e una Diouf protagonista nel finale, che ha riportato di nuovo in parità e rimesso tutto in gioco al tiebreak, conclusosi con il punto decisivo dell'incontenibile Pavan. Ora pochi giorni di respiro e sarà già gara 2. Domenica alle 21 il Palanord alzerà il sipario sulla seconda sfida delle semifinali scudetto. Sin d'ora si annuncia il tutto esaurito sugli spalti, con i tifosi rosso-blu che si preparano a spingere Piccinini e compagne per arrivare almeno a gara 3.